cercare di trovare una soluzione che abbiamo cercato di trovare in questi giorni per permettere la partenza di un governo politico e quindi una forma di coinvolgimento di Forza Italia che sia compatibile con la presenza del Movimento 5 Stelle. Noi ci siamo presentati insieme a Berlusconi, abbiamo preso i voti degli italiani insieme a Berlusconi e per questo motivo di coerenza che va oltre magari l'interesse e la logica teniamo fede a questo impegno. Però lo sforzo che chiediamo a tutti, quindi anche a Berlusconi, a Forza Italia, che forse c'è qualche soluzione che permetta di rispondere alle attese degli italiani che via strada ci chiedono di fare un governo, ma un governo politico che rispetti il voto che hanno dato il 4 marzo. È da qualche mese che l'Italia non ha un governo voluto dagli italiani e prima possibile si deve dare un governo politico, cioè un governo che rispetti il desiderato degli italiani. E quindi poi si arriva al 30 settembre, poi si arriva a ottobre, poi si arriva a novembre. Noi continuiamo con gli sforzi, in qualche modo ci abbiamo provato anche ieri, ci proveremo oggi, ci proveremo domani, ci proveremo nei prossimi mesi, come peraltro ha detto pure il Presidente Mattarella. Noi non ci stancheremo in questo impegno di rispettare la volontà dell'italiano, del popolo italiano che si è espresso il 4 marzo.